It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. The music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, your crew was riding for the white glistened over, well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic. The thought. A Foligno è tempo di Quintana, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, siamo qui al campo dei giochi di Foligno per assistere alle spettacolari emozioni della giostra della rivincita di settembre 2017. Inizia ora questo percorso televisivo per farvi assaporare quelle che saranno tutte le vicissitudini del campo dei giochi, e anche questa sera andremo a scoprire chi sarà il più bravo tra i bravi. In questo viaggio televisivo ho sempre con me il mio compagni di viaggio, diamo il benvenuto a Luca Marinangeli. Ciao Emanuele, e un caloroso saluto a tutti i nostri telespettatori. Si riparte dalla vittoria del Rione Morlupo a giugno con uno straordinario Lorenzo Paci uscito vincitore dal campo degli giochi. Chiaramente i favoriti li conosciamo, ma la Quintana è figlia anche dell'imprevedibilità, e quindi anche questo settembre, come sempre, staremo a vedere. Claudio Bianchini. Sì, grazie Emanuele, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, siamo di nuovo qui al campo dei giochi, anche oggi vivremo sicuramente grandi emozioni, c'è grande voglia di rivincita, quest'oggi per molti motivi, una rivincita sul maltempo che ha cercato di flagellare questa edizione, una rivincita su quello che purtroppo è accaduto nella scorsa edizione di giugno, e soprattutto ci sono tanti cavalieri che vogliono dimostrare il loro valore e tanti debuttanti che hanno voglia di tornare a dimostrare di che stoffa sono fatti. Quindi le condizioni meteo sono ottimali e siamo pronti appunto a raccontarvi le emozioni di questa 71esima edizione della giostra della rivincita. E poi per il commento tecnico diamo il benvenuto a Umberto Colavita, istruttore federale di terzo livello della scuola ippica di Foligno, ma soprattutto una storia che lo lega in modo davvero forte alla giostra della Quintana di Foligno. Tanti dei protagonisti della nostra manifestazione sono passati sotto le sue mani, diciamo così. Umberto, benvenuto e grazie di essere con noi. Grazie, buonasera a tutti. Sì, in effetti la maggior parte dei cavalieri che giostrerò oggi sono stati allievi miei. E penso che sarà una Quintana veramente combattuta, perché avendo anche visto le prove abbiamo visto che ci sono parecchi rioni molto agguerriti, con tempi sempre abbastanza bassi e tutti vicini, quindi sicuramente sarà una bella lotta. Bene, dicevamo all'inizio, lo sottolineava Claudio, come purtroppo ieri sera il maltempo non ha permesso il regolare svolgimento del corteo e poi del cerimoniale in piazza della Repubblica. Noi abbiamo alcune immagini almeno di quello che c'è stato, e poi facciamo vedere anche il sorteggio che di solito di consuetudine avviene proprio in piazza della Repubblica, ma per motivi organizzativi è stato invece poi effettuato a Palazzo Candiotti. Vediamo le immagini. Thank you.
Procediamo ora all'estrazione per l'ordine di partenza della giostra della Rivincita. Badia, Fugilli. Allora, illecito. Allora, primo Badia, secondo Fugilli, terzo Contrastanga, quarto Croce Bianca, quinto Cassero, sesto Morluvo, settimo Spada, ottavo Ammanniti, nono La Mora, decimo Giorno. E quindi l'ordine di partenza a scendere in pista sarà il Rione Badia, l'ardito Cristian Cordari, in sella ad Agnesotta, seguito dal Rione Pugilli con il Moro Pierluigi Chicchini, in sella ad Edward England, e poi il Rione Contrastanga con il Forente Luca Innocenzi, in sella Noah. Il Rione Crocebianca con il fedele Riccardo Raponi in sella a Lord Antani, e poi il Rione Cassero con il pertinace Matteo Martelli in sella Gioia Unica. Ancora il Rione Morlupo con il baldo Lorenzo Paci in sella a Lanunio. Segue il Rione Spada con l'audace Daniele Scarponi in sella City Hunter. Ancora il Rione Ammaniti con il gagliardo Marco Diafaldi in sella Boracifero. Il Rione La Mora con il generoso Mattia Zannori in sella Perigal, e chiude la prima tornata il Rione Giotti con l'animoso Massimo Gubbini in sella a Anna Aurora. Sì, allora diamo un po' l'anteprima di quello che sarà questa 71esima edizione della giostra della Rivincita di Foligno. Avremo in questa gara ben quattro fantini definiti stranieri, ovvero sia provenienti da fuori le mura cittadine. Si tratta di Marco Diafaldi del Rione Ammanniti, che è di Faenza, Cristian Cordari del Rione Badia proveniente da Servigliano, Riccardo Raponi del Croce Bianca di Recanati e Mattia Zannori di San Gemini. Sul fronte cavalieri c'è da segnalare soltanto un rientro in campo, che è quello appunto di Marco Diafaldi, nuovo gagliardo del Rione Ammanniti, ma già in pista nel 2015 come generoso del Rione La Mora, quindi nessun debuttante di fatto. Il titolo di cucciolo della giostra invece spetta ancora al 23enne Riccardo Raponi. Quello del veterano passa invece a Cristian Cordari, ardito del Rione Badia con 44 anni. Il cavaliere più medagliato che vedremo in pista quest'oggi rimane Daniele Scarponi con 9 pali all'attivo, ultimo dei quali conquistato proprio a giugno scorso nella giostra della sfida per i colori giallo-neri del Rione Spada. Seguono a pari merito Massimo Gubbini e Lorenzo Paci con 6 vittorie, grazie alla vittoria di giugno per il Rione Morlupo. Segue Luca Innocenzi con 4 allori e poi Matteo Martelli con una vittoria appunto rimediata al suo esordio. L'età media dei cavalieri che ci siamo divertiti a calcolare è di poco superiore ai 32 anni e mezzo, leggermente salita con l'uscita di scena di De Nobili e l'ingresso appunto di Diafaldi. Il record di pista ufficiale, ve lo ricordiamo, è detenuto dal Rione Giotti grazie alle potenzialità di Wind of Passion con 52 secondi e 19 centesimi realizzato appunto nella sfida di giugno scorso. Bene Umberto, siamo quasi pronti, adesso si stanno sistemando gli ultimi figuranti sulla parte della tribuna che è loro dedicata. Stiamo per iniziare questa giostra della Rivincita. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata, da questa gara? Considerando anche il campo, il fatto che è piovuto parecchio, è stato bagnato parecchio, perché questo tecnicamente è un campo che più viene bagnato e sicuramente diventa migliore, più riesce a tenere molto di più, penso che avremo dei tempi sicuramente bassi, avendo appunto dei cavalli molto forti dovremmo riuscire a vedere una bella battaglia. Bene, qualche notizia prima di iniziare, siamo ancora in attesa dell'entrata dei 10 binomi, anche ovviamente della lettura del bando. Appena si saranno posizionati tutti i figuranti cominceremo con questo copione che ormai è tradizione qui al campo degli giochi. Volevo ricordarvi che ad affiancare la voce al campo degli giochi di Mauro Silvestri, anche ieri sera in piazza e oggi al campo, c'è Nadia Marcelli che ha dato un suo contributo in lingua inglese per spiegare ai
tanti turisti stranieri che sono al campo dei giochi oggi pomeriggio, anche quale sarà l'evoluzione della gara di questo pomeriggio. Ricordiamo che il campo dei giochi è intitolato a due grandi cavalieri che hanno scritto la storia della competizione equestre e che hanno reso grandi i sogni di vittoria delle contrade. Loro sono Marcello Formica e Paolo Giusti. Con il tempo questo stadio è diventato un vero e proprio contenitore di grandi emozioni di tutti i quintanari, quelle emozioni che noi ogni anno siamo qui a vivere insieme a voi e che poi vi vogliamo raccontare. Facciamo anche un piccolo passo storico per quello che riguarda la gara, l'ha già detto Mauro Silvestri a tutti gli ospiti del campo dei giochi oggi: la giostra della Quintana di Foligno è conosciuta come l'Olimpiade delle gare equestri, è la gara più difficile di tutti e il sogno anche di tutti i cavalieri. È una gara appassionante dove si sposano insieme sia la velocità che la destrezza, la precisione, il coraggio. Ci diceva Umberto Colavita in una puntata del Quintana Channel dedicata proprio alle prove ufficiali che ci vuole coraggio per giostrare la Quintana di Foligno, non si deve aver paura né di sbagliare né di essere troppo veloci. La Quintana è stata sempre una miscela avvincente di immagini, di emozioni e la gioia della vittoria è una gioia che noi vogliamo condividere con voi, ma che si sente in questo momento. Noi siamo vicino alla gradinata dove sono i popolani, si sente davvero la passione, si sente la voglia di far gara, si sente la voglia di essere qui al campo dei giochi, un'atmosfera di spettacolari emozioni come noi vogliamo sempre ricordare che viviamo, le viviamo qui al campo dei giochi. Tutti accorrete, ritirate i brodi, tutti scendete nelle piazze, nelle vie e nel campo dei giochi e fate festa ai cavalieri vostri. Tutti accorrete, o genti dei rioni, tutti accorrete a gioir di vittoria, anco se arride altrui, che la concordia e l'amor della città tutta son pur vittoria. È bella e grande la vittoria al campo degli giochi, la straordinaria voce di Claudio Pesaresi, l'inno della giostra della Quintana e i brividi che affiorano tutte le volte sulla pelle di tutti i quintanari al suo ascolto. Ricordiamo che l'autore del bando della Quintana è l'avvocato Giuseppe Mancini, che ha composto il bando di giostra, è un'ammirabile composizione poetica che racchiude l'essenza della grande festa di Foligno. Sono ormai passati 71 anni da quelle parole scritte che dispensano ancora però grandissime emozioni a tutti i quintanari. Adesso stanno entrando in campo i 10 binomi, i 10 portacolori dei rioni che si contenderanno la vittoria della giostra della Rivincita di oggi pomeriggio. Sì, questa sicuramente è la quintana più difficile, più tecnica che c'è in Italia. Io ne ho seguite parecchie, vedo che sulle altre quintane anche se uno fa un errore comunque può recuperarlo. È successo proprio quest'anno ad Ascoli con Luca Nucenzi, che praticamente aveva fatto un errore ed era l'ultimo dopo la prima tornata, alla fine è riuscito a recuperare addirittura vincendo il torneo. E qui basta veramente poco, una bandierina, un anello per non passare alle successive tornate, quindi sicuramente molto tecnica. Esatto, cavalieri, non è concessa nessuna prova d'appello come invece avviene, come ci ricordava Umberto, anche nelle altre giostre italiane. È una gara davvero difficilissima e ovviamente anche la diminuzione degli anelli di giostra che è avvenuta nel 2008 nel diametro di 8 cm per la prima tornata, di 6 cm per la seconda e di 5 cm per la terza ha sicuramente aumentato ancora di più queste difficoltà. Davvero i protagonisti della giostra di
Foligno sono i cavalieri più bravi tra i bravi. Di questo dobbiamo sicuramente dare merito e dare atto, anche perché la bellezza della giostra è data anche dall'emozione che ci dà e soprattutto dalla bravura di chi la conduce. È sicuramente una città intera che va a stringersi intorno alla manifestazione. Chi è qui al campo lo può vedere. Quando tutti, e dico tutti, si alzano in piedi per cantare ed ascoltare le parole del bando lette da Claudio Pesaresi, è il nostro inno, e lo si vede ascoltando le persone, stando con loro, venendo qui al campo, seguendo la Quintana per quello che è la nostra manifestazione più importante. Ed è bella anche per questo, perché va avanti ogni anno di più, anche grazie appunto a tutto il lavoro che viene fatto dietro, alla cura e all'attenzione per i particolari, per la difesa del cavallo, la sua salvaguardia, per cercare di dare uno spettacolo sempre migliore, che ogni anno migliora in effetti. Quindi è veramente una manifestazione che non smette mai di crescere. Bene Umberto, volevo invece chiederti questi momenti, i momenti di attesa, un po' i primi secondi che vengono passati qui al capo prima dello spettacolo, possiamo dire. Un cavaliere in questo momento come li passa questi secondi che lo attendono alla performance? Sicuramente prima di partire, prima dello svolgimento della gara, i cavalieri indubbiamente sono in tensione. E cercano di concentrarsi sulla gara, sul tracciato e logicamente anche sui problemi che eventualmente qualche cavallo potrebbe dare, e quindi pensare a come poter intervenire nel caso in cui questo avvenga. Ovviamente la tensione c'è, però il più delle volte, una volta passato il traguardo, passa tutto, insomma uno pensa assolutamente alla corsa e a concentrarsi sugli anelli e sulle traiettorie. Siamo intanto già in attesa di vedere all'opera il primo binomio, che sarà quello del Rione Badia, Rione che scenderà appunto per primo in pista quest'oggi e che paradossalmente è stato quello che è uscito per ultimo nell'edizione della sfida di giugno. Stiamo parlando del 44enne marchigiano Cristian Cordari da Servigliano. È in forza il Rione Badia sin dal giugno del 2015, quando fu chiamato a Piazza Garibaldi dall'ormai storico priore Raul Baldaccini. Cordari, lo ricordiamo, indossò anche le vesti di animoso del Rione Ammanniti, dove tra l'altro debuttò nel giugno 2013. Cosa dire di lui? Indubbiamente un cavaliere esperto e capace, ha giostrato e giostra in molte piazze italiane, vanta vittorie nel Palio di Castel Clementino di Servigliano, la sua città appunto, e nel resto delle Marche e del Centro Italia. Riparte appunto, come dicevamo, dal fondo della classifica quando si piazzò a giugno all'ultimo posto per aver abbattuto una bandierina nella prima tornata. Cristian è uno dei cavalieri che oggi vuole la sua rivincita, anche sua personale, con l'ambizioso obiettivo, forse quello più ambizioso di tutti quest'oggi, di riportare un palio alla contrada del Centurione dopo 34 interminabili anni. Badioli puntano ancora quindi sulla tecnica di Cordari, affinata in questi mesi estivi anche grazie alla guida di Daniele Stelletti. Dalla sua le grandi performance della Sempreverde Agnesotta, un eccellente puro sangue inglese di 11 anni, e tutti gli occhi ora sono puntati su Cordari, la sua Agnesotta, che cercheranno di spezzare questo digiuno di vittorie che non ha uguali nella storia. Umberto, qual è il clima che si può respirare appunto al Rione Badia in questo caso, quando manca una vittoria da 34 anni? Quindi ci sono generazioni intere che non hanno mai visto alzare al cielo un palio per il proprio rione. Può esserci un clima diverso rispetto alle altre nove? Indubbiamente sì, è un rione che non vince da tanti anni. Dovesse arrivare la vittoria, penso che sia una gioia immensa per i rioni. E i rionali appunto aspettano questo momento e sperano sempre. Il cavaliere è un cavaliere in gamba che potrebbe sicuramente riuscire a centrare l'obiettivo. Bene, intanto appunto sentiamo
Mauro Silvestri che dice che sono alzate le bandiere bianche dei giudici di curva e quindi mancano 120 secondi per vedere all'opera appunto Christian Cordari. Le condizioni dovrebbero essere ottime, Umberto, di questa pista, anche perché appunto in base al nuovo tipo di terreno che è stato scelto, la pioggia invece di danneggiare il percorso di gara lo agevola in qualche modo. Esatto, è proprio così. Praticamente i terreni che sono stati usati fino adesso non erano l'ideale, perché appunto pioveva, potevano essere scivolosi e quindi molto pericolosi. Questi invece sono dei terreni che hanno molto grip e anche per questo sicuramente la velocità è aumentata e appunto, come dicevamo, più vengono bagnati e sicuramente meglio è. Bene, ora è tutto pronto e quindi siamo in attesa di vedere all'opera il primo binomio di questa edizione della rivincita della Giostra della Quintana 2017. Vediamo che Christian Cordari è lanciatissimo e si appresta ora a passare di fronte alle telecamere, alle fotocellule, scusate, e lo fa in questo istante. Ora vediamo alla prova della curva piscina ed ora di fronte al popolo badiolo che lo spinge ovviamente con tutto il cuore per cercare di prendere il primo anello, che lo ricordiamo è di 8 cm, è sulla diagonale pronto a puntare il bersaglio, lo sta facendo e non si fa trovare impreparato Christian Cordari. Ora di nuovo sotto il palco figuranti per la seconda diagonale e incrocerà di nuovo lo sguardo del Dio Marte per togliere dal suo braccio gli altri 8 centimetri, quindi è stato appena fatto. Ed ora ultimo bersaglio per Christian Cordari, che non si fa trovare impreparato, supera la prima insidia e ora dovrà spingere al massimo Agnesotta, puro sangue inglese di 11 anni, per tagliare il traguardo. In questo secondo taglia il traguardo e passa di fronte alle fotocellule. Quindi Umberto, una gara mi è sembrata abbastanza lineare, forse sul terzo anello c'è stata qualche incertezza, ma ecco, l'esperto sei tu, quindi ti lascio volentieri la parola. Ma direi che è stata una bella quintana, ha fatto veramente dei giri puliti, come si dice. Forse se devo essere proprio pignolo, prima del primo anello sulla curva questa dei figuranti ha avuto un po' di problemi, sì, qualche piccola incertezza, ma veramente piccola. Se no direi veramente un bel giro. Bene, allora attendiamo di conoscere quale sarà il responso cronometrico per Christian Cordari, che intanto per primo appunto ovviamente si accomoda ai box e resterà in attesa di vedere quello che saranno capaci di fare gli altri 9 portacolori rionali. Allora sentiamo il tempo. 53 secondi, 56 centesimi. 53 secondi e 56 centesimi è il tempo totalizzato dal binomio Badiolo, quindi ora vedremo gli altri 9 binomi se riusciranno a fare di meglio, anche per renderci conto, magari per assaggiare quali sono le condizioni del campo. Prego. Sì, indubbiamente bisogna vedere se il confronto con quegli altri, però si vedeva insomma che era un bel giro, un giro pulito e quindi risulta anche veloce. Il prossimo a scendere in campo sarà il rione Pugili, il secondo rione per questa prima tornata della giostra della rivincita di settembre 2017. Il Moro, Pierluigi Chicchini, 28enne, cavaliere Folignate, finalmente può sorridere dopo la strepitosa vittoria dello scorso anno, una vittoria che ha completato il suo percorso di cavaliere. Il Moro, dopo una normale gavetta, ha mostrato per intero tutte le sue potenzialità e tutte le sue qualità che gli hanno permesso di interpretare al meglio Edward England e di regalare al Pugili il palio numero 14. Ma Pierluigi non si è certo adagiato sull'alloro del settantennale, anno in cui appunto portò al Pugili questo palio. Ha continuato a lavorare sodo per confermarsi e rimanere sul podio, proprio come avvenuto nella sfida di giugno. Ha lasciato le critiche alle spalle ed ha sfoderato tutta la sua bravura, una giostra meravigliosa condotta con autorità dall'inizio alla fine. Quest'anno ha fornito un'altra prova davvero convincente e si è dovuto arrendere solo a Lorenzo Paci. Pierluigi è dunque pronto per la rivincita di settembre ed è pronto a giocarsela con tutti anche questa volta.
lo vediamo in sella ad Edward England, pur sangue inglese di 7 anni. Il popolo delle Puelle è in tensione, chiaramente, come tutto il campo degli giochi per questa uscita settembrina del Moro del Rione Pugili per Luigi Chicchini, Folignate 28enne, vincitore appunto del 14° palio, come dicevamo poc'anzi, nel 2016. Il tempo di fare ancora qualche giro e trovare il giusto affiatamento con il proprio cavallo, le ultime direttive da parte della scuderia, dei ragazzi della scuderia che sono vicino a lui. Tra pochi secondi impugnerà la lancia e si butterà a capofitto in questa sua prima tornata per questa giostra della rivincita. Ancora qualche secondo di attesa, c'è l'ok da parte del maestro di campo, le bandiere bianche sono alzate e quindi è tutto pronto per Luigi Chicchini, sta per iniziare la sua giostra della Quintana. Impugna la lancia proprio adesso, l'ultima spinta da parte dei ragazzi della scuderia ed è partito il Moro Pierluigi Chicchini, curva figuranti prima di passare davanti alla fotocellula. Parte ora il tempo, in questo istante, prima curva a sinistra, quella piscina, rettilineo dove può recuperare centesimi preziosi davanti ai popolani delle Puelle. Ancora un tornante giù sulla curva dei figuranti, imboccando la diagonale, primo anello da sfilare dal braccio del Dio Marte, primo anello viene infilato dal Moro del Rione Pugilli. Ancora una curva, ancora quella piscina, poi di nuovo la diagonale a dividerlo dal secondo anello per questa prima tornata. Anche il secondo anello viene infilato e mancano pochissimi metri. Un'altra curva, l'ultima diagonale, prima di affrontare di nuovo il quintanone. Ultimo anello. E anche l'ultimo anello viene infilato. L'ultima curva prima di spingere al massimo Edward England. Il Moro del Rione Pugilli conclude ora la sua prima tornata. Nessuna penalità, tutti e tre gli anelli infilati nella sua lancia. Quindi una prestazione ottima, un ottimo inizio se vogliamo. Umberto, come possiamo dare un commento a questa tornata, a questo giro comunque ottimo e netto del Rione Pugilli? Assolutamente sì, un ottimo giro, anche lui veramente pulito, preciso sugli anelli, preciso sulle traiettorie, e anche lui dovrebbe aver fatto un ottimo tempo. A brevissimo ascolteremo il responso cronometrico dalla voce di Mauro Silvestri. Vediamo ora che vengono consegnati i tre anelli alla giuria, sono stati infilati dal Moro. Ascoltiamo il tempo. Penalità 0, punti 90, tempo 53 secondi, 0 centesimi. 53 secondi netti, spaccati, punti 90 e quindi siamo su ottimi tempi. Vediamo i festeggiamenti intanto del popolo dell'Aquila Nera, che prestazione ottima, iniziamo già a tempi veramente interessanti. Assolutamente molto interessanti, come dicevo inizialmente la pista è ottima e quindi anche più veloce, quindi vedremo veramente dei tempi assolutamente bassi. Bene, il terzo portacolori ad uscire dai box è Messer Luca Innocenzi, 35enne di Foligno, che a giugno si è dovuto accontentare di un assolutamente insoddisfacente, almeno per lui, penultimo posto a causa di una bandierina beccata proprio durante la prima tornata della sfida che poi lo ha subito costretto ai box. Luca oggi qui al campo degli giochi è in assoluto il cavaliere più medagliato in campo e probabilmente tra i più medagliati in tutta Italia. Vanta 4 vittorie quintanale, ben 11 nella Quintana di Ascoli Piceno, altre 4 a Servigliano, una recentissima a Sulmona in Abruzzo e poi via via Pistoia, Monte Rubiano, Monte Cassiano, Moie ed altri tornei storico-equestri in giro per l'Italia. Lo possiamo definire una vera e propria macchina da guerra che vuole forse come nessun altro la sua rivincita in questa magica Quintana settembrina. Le emozioni saranno appunto garantite qui al campo dei giochi perché c'è un Luca Innocenzi che è tornato in gran forma. Umberto, è un campione non soltanto Folignate ma italiano, o meglio un campione Folignate che si è fatto valere in tutta Italia. In Quintana
in quest'ultimo periodo forse lo troviamo un po' dietro le righe, un po' dietro agli altri. Come mai, e soprattutto un giudizio su Luca come cavaliere a tutto tondo? Indubbiamente come cavaliere c'è poco da dire, è sicuramente uno dei migliori in assoluto. Di questo è Noah, indubbiamente è un cavallo questo, sicuramente bravo, ma non credo che starà sui tempi di quegli altri. Ho capito bene. Ma ora lo vediamo subito alla prova con il primo bersaglio da 8 centimetri e vedremo che appunto lo sta infilando senza nessun problema, la prima insidia alle spalle, ed ora il Dio Marte aspetta il secondo tentativo del furente Luca Innocenzi. Vediamo come si comporterà, e anche in questo caso non si fa trovare impreparato, servono ancora 8 centimetri a Innocenzi per chiudere un percorso netto. Vediamo di nuovo sulla diagonale, ecco, dalle nostre telecamere, e anche in questo caso supera lo scontro con il Dio Marte ed ora spinge al massimo per tagliare il traguardo e portare a casa il miglior tempo possibile che tra poco andremo a conoscere. Ricordiamo quindi Luca Innocenzi in sella Noah. Ecco, comunque ha ottenuto un ottimo tempo, Luca veramente ce l'ha messa tutta, perché questa è una cavallina che questi tempi sinceramente non le ha mai fatti, e anche Luca non credeva che potesse scendere addirittura sotto i 54, ma come abbiamo sentito invece è intorno ai 53 secondi 83 centesimi, 53, quindi è sceso sotto i 54 secondi, quindi direi ottimo, anche perché Luca non si può dire niente, cerca di dare il massimo e di ottenere il massimo da tutti i cavalli che monta. In ogni modo c'è l'accesso alla seconda tornata e poi dopo lì si riscriverà ovviamente tutto quanto, sì, com'è nella migliore tradizione quintanara. Che la quintana è veramente, appunto, imprevedibile, appunto.